come sempre il bollettino aggiornato con i dati per la nostra regione Covid. Dobbiamo evidenziare che scende la curva dei contagi, 97 nuovi casi positivi rispetto a ieri con 433. 34 guariti in più, ma purtroppo 6 decessi. Ma per tutti gli aggiornamenti e i dettagli noi ci colleghiamo in diretta con la nostra Giglia Edmondo che vedo nel mio monitor e che è a Chieti e alla quale cedo subito la linea. Buonasera Gigliola. Buonasera Antonella, a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento. Con Andrea Berardinelli, come dicevi tu, ci troviamo a Chieti, alle mie spalle l'ingresso principale dell'ospedale Santissima Annunziata e alla mia sinistra c'è il Covid Hospital. Dal report quotidiano dell'assessorato regionale alla sanità, come dicevi tu, emerge che sono 97 i nuovi positivi al Covid-19 in Abruzzo, di età compresa tra 1 e 92 anni, su circa 3.000 tamponi e test antigenici effettuati, 6 pazienti deceduti di età compresa tra 57 e 91 anni e 434 i guariti. Il tasso di positività è pari al 3,2%. Sul fronte vaccinazioni, dall'assessorato regionale alla sanità comunicano che da mezzanotte c'è il via alle prenotazioni per la fascia di età 60-69 anni e sarà aperta dalla mezzanotte la piattaforma delle poste per la prenotazione dei vaccini anti-Covid dei nati tra il 1952 e il 61, e il sistema è raggiungibile attraverso i banner che verranno pubblicati sul portale della regione e sul sito tematico. E come per la precedente fascia d'età sarà possibile prenotare la vaccinazione anche agli sportelli ATM Postamat dai portalettere o contattando il numero verde 800 00 9966 e quindi questa insomma è una notizia molto importante e quindi a beneficio di chi ci sta seguendo. Ricordiamo appunto che proseguono le vaccinazioni, la campagna vaccinale anti-Covid in Abruzzo. Nel corso del nostro TG vi rimando anche per tutte le informazioni al nostro sito internet. Gigliola, poi tu hai seguito una giornata particolare, quella di oggi, del ministro della Salute Roberto Speranza, che è giunto nel Taramano per inaugurare un hub, un centro vaccinale nel campus dell'università. Il ministro ha invitato alla prudenza i cittadini anche in vista delle riaperture del prossimo 26 aprile, ma dici tutto. Certo, sì, il ministro della Salute Roberto Speranza è stato in mattinata in provincia di Teramo, a Giulianova e nella città pretuziana. All'università ha inaugurato l'hub vaccinale che sarà attivo fino al 30 settembre, quando saranno vaccinati tutti gli studenti dell'Ateneo, come ha annunciato il rettore Dino Mastrocola. E entro fine settembre raggiungeremo l'immunità di gregge, ha ribadito il ministro Speranza, che ha chiesto anche agli abruzzesi fiducia e prudenza, ha assicurato investimenti per potenziare il sistema sanitario alla presenza del governatore Marco Marsiglio, dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, del vescovo della diocesi di Teramo Atri Lorenzo Leuzzi, del direttore generale della ASL Maurizio Di Giosia e del responsabile regionale della campagna di vaccinazione anti-Covid Maurizio Brucchi e delle massime autorità. In mattinata si era recato nella sede della piccola opera Caritas di Giulianova. Poi a Teramo ha visitato i nuovi locali dei reparti di terapia intensiva, subintensiva e del pronto soccorso dell'ospedale Mazzini, laboratori dell'Istituto Zooprofilattico, primi in Italia ad aver individuato le varianti del coronavirus, dove vengono processate migliaia di tamponi. Se tu sei d'accordo, io riproporrei le dichiarazioni del ministro Speranza e quindi chiedo al nostro regista Dino D'Angelo di mandarle in onda. In poche ore ho avuto l'occasione di fare incontri che mi danno un segnale di una comunità che vuole impegnarsi, lottare per chiudere questa fase ed aprirne una diversa. E dopo i giri fatti abbiamo inaugurato questo spazio che io ritengo possa offrire e lanciare un messaggio di fiducia non solo a questa regione, alla regione Abruzzo, ma direi a tutto il paese. L'idea di portare la campagna di vaccinazione dentro un'università, perché l'università è l'idea del futuro.
è l'idea della formazione, l'idea dei nostri giovani, dei nostri figli che assumono competenze, merito, nozioni, informazioni che gli consentiranno di costruire appunto la loro vita e pianificare e progettare la vita che sognano. E quindi questa dimensione di futuro si incrocia con la campagna di vaccinazione. Come sapete, la campagna di vaccinazione è l'arma fondamentale che abbiamo per uscire da questi mesi così difficili. Noi siamo in un passaggio cruciale. Siamo in un passaggio cruciale in cui le misure adottate finalmente hanno consentito di piegare lievemente questa curva, anche se ci vorrà ancora un impegno da parte di tutti per gestire al meglio anche le prossime settimane. E siamo in una fase cruciale perché abbiamo superato le 15 milioni di dosi somministrate, andiamo a una velocità di circa 1 milione di dosi ogni 3 giorni e ogni 3 giorni accelereremo ancora nei prossimi giorni, e questo ci consente di guardare con una certa fiducia al futuro. Ecco, io penso che nelle prossime settimane le due parole guida devono essere fiducia e prudenza. Dobbiamo declinarle assieme: fiducia perché abbiamo finalmente gli strumenti per uscire da questa stagione, ma ancora prudenza perché il Covid è presente, c'è una circolazione significativa, tante persone sono ancora in terapia intensiva e in area medica, quindi dobbiamo saper avere questa capacità, guardare con fiducia, progettare con fiducia il futuro, ma al tempo stesso essere prudenti, avere cautela e fare i passi con grande cognizione di quella che è la realtà. Investire sul nostro Servizio Sanitario Nazionale. Io penso che abbiamo bisogno di un grande patto paese in cui tutti insieme si rimette al centro la questione salute e si costruisce la prima mattonella su cui far ripartire davvero l'Italia. Io vi ringrazio tutti e devo immediatamente tornare a Roma perché c'è un'agenda che, come immaginate, è molto molto complicata, però sono contento e mi fate tornare a Roma con ancora più fiducia per il lavoro che faremo nelle prossime giornate.